L'inchiesta della Procura di Milano sull'aggressione dell'avvocatessa Paola Marioni si riapre. Era stata richiesta l'archiviazione dell'indagine nella quale è indagato per omicidio un uomo di Abbiategrasso. È stato il GIP Luca Milani a ordinare al pubblico ministero di proseguire con ulteriori approfondimenti e per altri 6 mesi in particolare nei confronti di uno degli indagati. Si tratta di un pregiudicato residente, come detto, ad Abbiategrasso, nel cui passato figurano altre aggressioni compiute contro avvocati. La vicenda risale al 20 luglio del 2017, quando nel tardo pomeriggio un soggetto entrò nello studio dell'avvocato Marioni a Milano fingendosi cliente e le sferrò 7 coltellate. La riapertura del caso dà voce alle mie preoccupazioni, spiega Marioni. Ci sono state indagini poco accurate, di spunti investigativi ne ho forniti tanti, non so per quale motivo sono stati ignorati. Io penso che ci fosse un mandante, qualcuno che mi conosceva bene per questioni professionali, e l'uomo che ho ricevuto, l'esecutore dell'aggressione a cui ho aperto l'ufficio, continua l'avvocatessa, sapeva che in quel momento non avevo altri appuntamenti, che ero sola, e ha agito così indisturbato. Un'aggressione che non è finita nel peggiore dei casi solo per miracolo e che, secondo l'avvocato, non può essere archiviata. Bisogna continuare, dice, a cercare, e io devo lottare per avere giustizia.